triste, è un giorno triste questo, un giorno triste perché mai avrei pensato di, sai, un giorno, due, tre, poi anche dire chiudo, ma insomma, sapessi quanto mi è pesato a mettere quel cartello, te non hai idea. C'è scritto che temporaneamente è obbligatoriamente chiuso in attesa di puntini, puntini. Cioè, di una nuova regola, diciamo così, che ci consenta di aprire. C'è chi ha già deciso che almeno per il momento non rialzerà quella serranda. Il caffè dei Costanti, il più antico dei locali aretini, con 210 anni di storia alle spalle. I frigoriferi, le forme di ascio, i forni. Ma sai cosa vuol dire in capalmese? Di Enel, di acqua, il ghiaccio, la forma ghiaccio, quanto consuma. Consuma delle cifre pazzesche. Io mi auguro che la prossima volta che, diciamo così, esca una regola nuova ci consenta di stare aperti. Una decisione presa all'indomani dell'ultimo decreto del Premier Conte, con il quale si impone lo stop alle 18 per bar e ristoranti. Che perdita è dover chiudere alle 18 e dover rimanere comunque aperti? 90%. Noi viviamo con quel segmento lì, abbiamo dei baristi professionisti bravi, dei camerieri, cioè è un locale che è mancanza, diciamo così, del turista è per il serale. Per i 12 dipendenti è così scattata la cassa integrazione. Sono un po' fuori di me proprio oggi che vedo sto mortorio, non sento la musica che di solito sento, l'allegria che c'è qui dentro, le urla dei camerieri per mettere al posto, invece questo silenzio tombale mi irrita un po'. Stesso copione anche al Crispis in via Crispi. Il titolare, infatti, conti alla mano, ha deciso per il momento di chiudere e proseguire solamente con l'asporto. Noi, cioè, il ristorante con i distanziamenti, con i protocolli che noi seguiamo, è un luogo sicuro. E non si capisce neanche il perché il pranzo è possibile farlo. Cioè, il pranzo, che differenza c'è tra il pranzo e la cena? Cioè, il pranzo è più sicuro e la cena no. Quindi anche quello è una cosa è incomprensibile. E poi bastava solamente darci qualche ora in più, nel senso, potevamo chiudere alle 23, chiudere alle 18, cioè fare l'asporto, che l'asporto poi si parla di un 10%, cioè tutti i ristoranti lo fanno proprio per rimanere sul mercato, ma non è che lo fai per guadagnarci o per mantenere quel personale che avevi prima, perché ora il lavoro che prima noi facevamo con 8 persone, ora lo facciamo con 3, quindi c'è personale che andrà in cassa integrazione. È tutto un sistema che non funziona. Intanto ad Arezzo, in un centro storico semideserto, nel primo giorno dell'entrata in vigore dell'ultimo DPCM, già pochi minuti prima delle 18, si iniziano a mettere dentro i tavoli ed abbassare le saracinesche in un'atmosfera tanto insolita quanto purtroppo ormai già nota e vissuta.